Eccoci tornati in studio, Radio Yes, la radio della città di Roma, e abbiamo parlato della campagna elettorale con il direttore di Omni Roma, Musmarra, e invece parliamo adesso di campagna elettorale con Federico Iadicicco. Buongiorno e benvenuto a Radio Yes. Buongiorno a voi e grazie. Allora, ieri è stata ufficializzata la candidatura di Francesco Storace, che rappresenterà tutto il centrodestra. Però, mi sembra di capire che dalle dichiarazioni che ci sono state, Fratelli d'Italia, il raggruppamento appena nato guidato da Giorgia Meloni e Crosetto, non sarà della partita, è così? Beh no, questo non è ancora deciso, ovviamente. Quello che ci rende perplessi è un po' il metodo, che è lo stesso motivo per il quale abbiamo scelto di abbandonare il PDL, il partito dove non si decide mai nulla, per cercare di costruire un soggetto politico nuovo. Cioè, il metodo è abbastanza discutibile, nel senso che Storace si è autocandidato, Berlusconi ha assecondato la sua candidatura, poi il PDL ha riunito gli organi di partito che come al solito non hanno deciso nulla e hanno solo detto che non volevano Storace. Dopo una settimana hanno proposto Beatrice Lorenzin, mi sembrava di aver capito. Sì, esatto. E quindi diciamo che gli organi del PDL avevano scelto Beatrice Lorenzin, poi è arrivato di nuovo Berlusconi che gli ha detto niente Beatrice Lorenzin, il candidato è Storace. Diciamo che questo metodo ci sembra il solito metodo nel quale il partito è mortificato e non decide niente e tutto viene deciso come al solito da Berlusconi. Ora, il metodo ci lascia perplessi, la scelta, la valutazione che stiamo facendo è una valutazione che terrà conto sicuramente anche della necessità che ci impone la legge elettorale di cercare di tenere assieme il centrodestra per battere la sinistra. Vedremo quello che emergerà nelle prossime ore. Ho capito. E tra l'altro oggi ne parlavamo con Musmarra di Omni Roma, è una giornata importante perché si pronuncia il TAR sul numero dei consiglieri che dovranno essere eletti, 50 come dice il governo, 70 come dice lo statuto della Regione Lazio. Ecco, voi vi siete attrezzati a liste a 70 nel caso il TAR facesse prevalere la linea, la sovranità dello statuto della Regione Lazio? Ma noi abbiamo richieste anche di personalità nuove, giovani, emergenti, non di soliti volti della politica, di poter partecipare al processo di aggregazione che abbiamo messo in campo con Fratelli d'Italia, quindi non abbiamo problemi a fare la lista a 70, con i 70 se servirà. Perché probabilmente saremo costretti a dire di no a qualcuno, al contrario, nel caso contrario. Allora, tu, se non mi sbaglio, sarai candidato alle prossime elezioni regionali, è così, no? Confermi? Non è ufficiale, ma in maniera ufficiosa possiamo dire di sì, perché per spirito di servizio ci è stato chiesto a tutti coloro che hanno un certo radicamento nel territorio, una capacità di mobilitazione, di spendere la propria faccia, le proprie capacità, la propria storia e il proprio lavoro di questi anni per metterlo a disposizione dell'impresa di portare Fratelli d'Italia molto in alto, possibilmente sopra il PDL del Lazio. Ecco, ricordo ai nostri ascoltatori di Radio Yes che tu sei stato 5 anni consigliere provinciale e ti troverai Zingaretti un'altra volta dall'altra parte. Esatto, mi auguro che questa volta lui faccia il consigliere d'opposizione e io il consigliere di maggioranza. Ecco, che tipo di campagna elettorale intendi portare avanti? Quali sono innanzitutto i temi a te più cari, dove pensi di dare battaglia? Allora, io sto lavorando su una campagna elettorale che nel metodo è molto diversa da quelle che abbiamo visto, almeno che si vedono abitualmente, non grandi eventi o cene con centinaia di persone, campagne elettorali milionarie, ma una specie di campagna elettorale porta a porta, come si faceva una volta nei piccoli centri soprattutto, incontro diretto con le persone, scambiamo due chiacchiere, cerco di motivare la gente sul processo di aggregazione che sta facendo Fratelli d'Italia.
sul tema dei contenuti stiamo lavorando anche lì a dei contenuti innovativi. Quello che mi preme di più è che io sostengo che sia necessaria una riforma del sistema del welfare, un po' come ho raccontato anche all'evento Sentimento Popolare, sì, che metta al centro la famiglia e la libertà di scelta e che quindi dia la possibilità al privato sociale di stare in competizione e di fornire servizi. Io credo che questo sia uno strumento che a livello regionale si può applicare sia nella sanità che nella scuola, e quindi lavoreremo molto su questa proposta, diciamo, in chiave di riforma del welfare incentrato sulla famiglia e sulla libertà di scelta della famiglia. Ecco, un altro tema, non fosse altro perché Giorgia Meloni, che è un po' la guida di questo movimento Forza Fratelli d'Italia, ecco, è un movimento o un partito? Come vi definite? Allora, ad oggi siamo un movimento. E il nostro obiettivo è di organizzarci secondo i metodi dei partiti classici, perché riteniamo che il radicamento, la presenza nel territorio, il rapporto con la base, le sedi aperte sul territorio, la possibilità di creare spazi di partecipazione reale, il fatto che ci sia un partito con degli organi che prendono delle decisioni e che tali decisioni siano sovrane, sia un valore aggiunto della politica, al contrario di quello che ci hanno raccontato in questi anni col Partito Leggero, che invece produce un leaderismo eccessivo che schiaccia la partecipazione dal basso. Noi vogliamo costruire un partito in cui ci sia partecipazione dal basso, di cui i cittadini si sentano protagonisti sia nella vita quotidiana del partito che nelle decisioni e nell'organizzazione del programma. Dato che stiamo lavorando a un programma nazionale, che è un programma aperto, è stato prima frutto di consultazioni con i nostri contatti più stretti, e poi da un periodo sta sul sito internet e ognuno può integrare mandando delle proposte che vengono vagliate da un'apposita commissione, e quindi è un programma partecipato. Questa è la nostra idea della politica, ecco. Una destra popolare incentrata sulla partecipazione. Ecco, dicevo, non fosse altro perché il leader di questo movimento è Giorgia Meloni, venite percepiti come una struttura e un'aggregazione che è molto frequentata da giovani, quindi ci si aspetta anche una linea, una prospettiva. Quando dite impegniamoci con molto coraggio e senza paura, ecco, quello è un qualcosa rivolto principalmente al mondo giovanile, che è forse quello che soffre di più questa situazione così critica. E che idee avete per le nuove generazioni? Ma intanto noi non siamo un partito dei giovani. No, per carità. Io siamo non un partito per i giovani, diciamo così, nel senso che la mia generazione, quella che oggi ha tra i 30 e i 40 anni, si è resa conto della necessità di spendersi in prima persona, rischiando molto, per costruire una casa politica che desse risposte e rappresentanze alle generazioni future, che hanno troppo pagato in questi anni il peso di scelte sbagliate del passato. Gran parte del debito che noi abbiamo accumulato pesa sulle spalle dei nostri giovani, è dovuto a delle scelte errate del passato, come la possibilità di andare in pensione a 40 anni di età, la possibilità di riempire la pubblica amministrazione di persone che spesso non servono. E quindi noi pensiamo che non ci sia bisogno di specifiche politiche per i giovani, ma che riformare il sistema dello Stato, riformare il welfare, abbattere il debito con alcune proposte che stanno nel nostro programma, cercare di costruire dinamiche di sviluppo per il paese, valorizzare le tipicità italiane ad esempio, intervenire nel mondo del lavoro attraverso meccanismi di partecipazione, ripristinare meccanismi di selezione meritocratica, e tutta una serie di proposte concrete che poi potete trovare nel programma, siano strumenti utili per le giovani generazioni. Ma non ci sono politiche per i giovani in quanto tali, ci sono politiche per l'Italia, e quindi che metteranno in condizione le generazioni future di vivere in un paese migliore. Perfetto. Portarlo fuori dalla recessione, dalla crisi, dalla sovrastruttura del debito che appesantisce e che impedisce di immaginare un futuro, attraverso anche dei sacrifici che però siano finalizzati alla costruzione di una speranza per domani, perché quello che abbiamo visto in questo anno sono stati dei sacrifici invece finalizzati solo a fare gli interessi di alcune centrali di potere europee, a cui fa riferimento Monti, delle banche, della Germania e di pochi altri. Noi siamo disposti a portare sulle spalle i sacrifici dei prossimi anni per dare una prospettiva ai nostri figli.
Benissimo, Federico, ci sentiremo spesso durante questa campagna elettorale, così avrai modo di raccontarci come vanno le cose e un po' mettere i piedi sul piatto dei vari problemi della regione. Esatto, e poi entreremo nel dettaglio del programma, esatto, sia nazionale che regionale. Fra tutti, il Lazio soffre le tematiche della sanità e dei rifiuti, che sono due priorità assolute per questa regione. Esattamente, poi ne parliamo meglio, ma io credo che nella sanità si possa fornire la stessa qualità del servizio con molti meno costi. È il problema è uscire da una mentalità e riformare il sistema con coraggio. È lì, esatto, lì il tema è aspro, perché insomma le ricette anche dettate dal buon senso ci sono tutte, ma la politica fatica a farle proprie. Comunque avremo modo di parlarne. Grazie, grazie, buon a lavoro. Te Federico Iadicicco, candidato ufficioso, ancora non è ufficiale, per la lista Fratelli d'Italia per il Consiglio regionale del Lazio. Dalle 10 alle 12.